Bene amici, oggi vi porto sul tetto della fiera di Milano a Rho per vedere come gira i video questo Motorola Edge 30 Ultra. Ma voi vi chiederete che cavolo c'è di così interessante sul tetto della fiera di Rho? Beh, lo state vedendo, uno dei più grandi impianti fotovoltaici d'Europa, 8.2 MW, 26.000 moduli da 300 watt, 136 inverter per una stima di produzione annua di 10 gigawatt ora. Tutto questo è stato reso possibile grazie alla collaborazione con NEN, quel fornitore di luce e gas che io ho un po' sposato, sì, perché i miei genitori ci trovano molto bene, mi piace la filosofia, vi vendono solamente energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili e probabilmente, se siete clienti, una piccola percentuale dell'energia elettrica che vi arriva alla spina arriva da questo impianto. Se non siete clienti, vi lascio qua in descrizione un codice sconto da 60 euro sulla fornitura annuale, che di questi tempi direi che non è assolutamente male. Ma adesso andiamo a scoprire come funziona. Ovviamente per questo racconto mi farò aiutare da Marco, che è il responsabile di questo impianto fotovoltaico per A2A, perché Marco, ricordiamolo, questo impianto è di proprietà di Ferrenew, una società che è 60% A2A e 40% Fondazione Fiera Milano. Quindi insieme hanno costruito questo impianto che va appunto a produrre energia che verrà poi in parte assorbita da Fiera Milano. Tra l'altro ringraziamo entrambe le società per questa opportunità e ricordiamo che NEN è una società del gruppo A2A. Hai detto una cosa importante, prima ti faccio però una domanda. Ho detto tutto giusto prima? Cioè questo è uno degli impianti fotovoltaici più grandi d'Europa? È uno degli impianti su copertura più grandi d'Europa e 8,2 MW sono oggettivamente una potenza importante, circa 200.000 metri quadrati le coperture di fiera. State sfruttate la maggior parte, però c'è alcune zone che potrebbero ancora essere ampliate per futuri impianti. Prima mi dicevi un dettaglio non secondario, che parte della produzione viene assorbita direttamente da Fiera Milano, che è un'attività molto energivora. Sì, Fiera Milano ha degli assorbimenti importanti, si stima tra i 40 e 45 gigawattora di consumi l'anno, e l'impianto fotovoltaico fa un po' da ammortizzatore, quindi una parte di questi consumi vengono prelevati dalla produzione dell'impianto fotovoltaico. Dalla nostra stima circa 8,5 gigawattora verranno assorbiti a Fiera Milano, la restante parte di energia prodotta dall'impianto andrà in rete. Poi ti voglio fare una domanda sugli accumuli, ma magari te la faccio dopo. Prima vediamo effettivamente come funziona, perché qua abbiamo appunto 26.000 moduli, che sono questi, ognuno, vi dicevi, 300, 305, 310 watt, sì, nominali. Sì. Tre tipologie di moduli, i moduli sono in serie, la lunghezza massima della serie è di 22 moduli. La lunghezza della serie varia in base alla posizione all'interno del sito per esigenze del progettista. Questi moduli poi dalla copertura andranno negli inverter, che appunto trasformano la corrente da continua ad alternata per andare nella rete elettrica di fiera. Comunque c'è da dire che i progettisti sono stati favoriti dalla copertura, perché è stato molto semplice secondo me andare a installare questi pannelli. Ed è una copertura che ha permesso appunto di non fare fuori e quindi di evitare problemi di infiltrazioni d'acqua sulle coperture. Però Marco, là in fondo vedo delle persone che stanno facendo cose e nello specifico stanno lavando questi moduli. Andiamo a dare un'occhiata? Sì. Così mi racconti anche perché e se ha senso lavarli. Va bene. Per questioni di privacy vi facciamo vedere solamente gli strumenti del lavoro, uno spazzolone con due, diciamo, tubicini che portano l'acqua, perché qua siamo collegati all'acqua. Che senso, quanto senso ha sempre senso lavare i pannelli fotovoltaici e quanto incide la manutenzione in generale? Generalmente nei contratti appunto di O&M, di manutenzione degli impianti, viene considerato almeno un lavaggio l'anno. E su un impianto su copertura, soprattutto su una copertura come questa, magari può sembrare poco importante il lavaggio, anche se ci possono essere delle zone che anche dopo un evento temporalesco con sabbia
noi troviamo i moduli molto sporchi e questo inficia molto nella produzione e nelle perdite di produzione. Quindi generalmente un lavaggio viene fatto prima del periodo estivo, quindi prima del periodo di picco di produzione. Picco di produzione. Beh, comunque, prima vi stai facendo vedere perché ovviamente è tutto online. Quanto sta producendo in questo momento, che sono le 16:25 di una giornata di fine settembre, con anche un po' di nuvole, perché vedete il sole è velato, non è assolutamente male. L'impianto sta producendo circa 5 megawatt in questo momento. Che non è assolutamente male, ma adesso andiamo a vedere dove arrivano tutte le stringhe dei pannelli. Andiamo agli inverter? Andiamo. Marco, ma mentre stiamo andando agli inverter ho visto una cosa. Cos'è? Questa è una cella di irraggiamento. Questa misura appunto l'irraggiamento solare, è un dato che noi utilizziamo per tenere sotto controllo le performance dell'impianto. Quindi vediamo. Quindi lui ti dice quanto in teoria dovrebbe produrre in base all'irraggiamento di questo momento, così tu puoi vedere se c'è qualche problema. Esatto, uno dei metodi per controllare appunto se l'impianto sta performando in maniera corretta è utilizzando appunto le celle di irraggiamento che si trovano sulle varie coperture dell'impianto e hanno lo stesso tilt, quindi la stessa inclinazione del modulo. E quant'è l'inclinazione? 20 gradi. Ok, e l'orientamento? Qua siamo più o meno siamo a 26 gradi rispetto a sud, non è esattamente un sud, ma siamo più verso sud-ovest. Ma è un orientamento ottimale oppure vi siete un po' tra virgolette adeguati vista la copertura che è resistente? Esatto, ci siamo assolutamente adeguati, l'orientamento ottimale per il fotovoltaico è sempre il sud, diretto, 0 gradi. Sì. Ok. Tra l'altro anche gli impianti meccanici di Fiera sono pazzeschi, ma quella è un'altra storia. E forse anche perché sono pazzeschi, dicevamo che la fiera è abbastanza energivora, soprattutto nei momenti di allestimento. Sì, 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 durante le grandi fiere, nei giorni precedenti alle fiere dove viene allestito appunto i vari padiglioni, c'è un picco di consumi, perché comunque c'è tanto materiale che viene ricaricato continuamente tra trapani e tutti i mezzi elettrici che vengono utilizzati. Ma visto che il consumo non è costante e la produzione invece del fotovoltaico sappiamo che ha picchi, ma comunque sono costanti sia i picchi sia le non produzioni, come mai non c'è un sistema di accumulo? È un problema che stiamo valutando. Ovviamente ad oggi i sistemi di accumulo sono molto onerosi, quindi bisogna fare bene la parte progettuale, la parte economica per vedere il rapporto costo-beneficio. Esatto, al momento sembra ancora non essere in piedi. Onerosità, molti spazi occupati, perché comunque le batterie occupano molto spazio, però è quasi certo che nei prossimi anni si inizieranno a vedere sistemi di accumulo vicino agli impianti fotovoltaici. E poi forse avrebbe avuto più senso se la proprietà fosse stata solamente di Fondazione Fiera Milano. Esatto. Visto che è una società con anche A2A, certo, forse ha senso così. Ma siamo arrivati agli inverter. Prima dicevi che sono inverter da esterno, infatti sono qua all'addiaccio. Non avete paura che si rovinino, che abbiano problemi? No, sono inverter di stringa. Vediamo qui che quello che abbiamo visto su, sì, quindi l'arrivo dal campo fotovoltaico arriva direttamente sull'inverter. Inverter di stringa da 50 kW di potenza, su ogni padiglione abbiamo circa 12-13 di questi inverter, sono ovviamente tutti uguali, 136 in tutta la fiera, il quadro che raccoglie tutte le uscite degli inverter, sì, gli interruttori per ogni inverter, interruttore d'uscita, contatore, tutta l'energia prodotta va in fiera. Comunque è impressionante entrare in uno stand fieristico quando non c'è una fiera, perché ci si rende conto di quanto gli spazi siano enormi. Avevo un'altra domanda da farti. Allora, tra l'altro è questo, perché leggo, sì, sì, arrivo fotovoltaico. Quanto decadono, cioè la produzione negli anni, quanto decade? Generalmente si dovrebbero essere rispettate quelle che sono le indicazioni del produttore dei moduli, quindi il produttore, quasi tutti i moduli danno una perdita del 3% il primo anno, anche perché ci può essere qualche difetto che viene fuori dall'installazione e così via. Dopodiché c'è una percentuale annua di discesa di producibilità del modulo, che però non deve superare l'80% dopo 25 anni. Ok, quindi qua, dopo che l'energia è passata dagli inverter, quindi da continuo è diventata alternata, arriva qua e qua in parte, se c'è
richiesta viene consumata esattamente in questi padiglioni o altrimenti viene immessa in rete. Come viene contabilizzata questa energia? Cioè, come si fa a sapere quanta viene mangiata qua, quanta viene succhiata dalla rete? Ogni padiglione ha il suo contatore, quindi noi sappiamo, 12 padiglioni, 12 contatori, sappiamo esattamente quanto ha prodotto l'impianto fotovoltaico. Fiera ha un'utenza di alta tensione e ovviamente l'impianto fotovoltaico immetterà in rete tutto ciò che ha prodotto l'impianto meno gli assorbimenti di fiera. Quindi noi, avendo i 12 contatori di produzione e il contatore di alta, possiamo sapere esattamente quanti kilowattora sono stati assorbiti da fiera e quanti kilowattora sono stati messi in rete. Chiarissimo, Marco, ma possiamo dire che sostanzialmente è un impianto abbastanza semplice, cioè qua è molto grande ma è semplice. Sì, questi sono impianti definiti SEU, quindi sono impianti dove l'impianto fotovoltaico è collegato direttamente alla rete elettrica della fiera, e quindi diciamo manca tutta la parte complessa degli impianti, la parte di trasformazione, quindi trasformatori, scomparti e quant'altro. L'impianto del genere è molto complesso il mondo fiera, ma l'impianto fotovoltaico è la parte più semplice. Allora, butto lì un numero, attorno ai 6 milioni di euro di investimento, proprio a grandi linee. Sì, però c'è da dire che oggi soprattutto i moduli fotovoltaici, ma non solo, tutti i materiali, senza considerare il rame, tutti i materiali che compongono l'impianto fotovoltaico hanno subito un aumento di prezzo molto molto importante. Quelli che erano i numeri del 2018-19 adesso sono in alcuni casi anche raddoppiati. Ma nonostante questo, tu mi dicevi che Fondazione Fiera, A2A sono molto contenti comunque dell'impianto e vogliono espanderlo, perché comunque il business plan sta comunque in piedi, visto comunque il valore dell'energia di questo periodo. Viviamo in un periodo dove l'energia è molto cara, quindi anche se l'impianto fotovoltaico è più caro e più costoso da realizzare, però il ritorno economico è importante. Grazie, sei stato super chiaro. Spero di avervi raccontato di questo impianto. La seconda speranza è quella che impianti di questo tipo, visto appunto che ci ha raccontato che sono profittevoli e sono interessanti energeticamente, vengano sempre più costruiti per sfruttare quello che il sole ci manda qua. Lui ce lo manda gratuitamente, per noi non è proprio gratuito, ma comunque è conveniente. E niente, ci vediamo alla prossima, perché lui mi sa che si occupa, mi dicevi, eolico, anche, mi piacerebbe. Gestiamo un po' di fotovoltaico, un po' di eolico. Sì, magari, sì. Vedremo. Speriamo nel potere di Nen. Ciao, grazie. Ciao.